di gestire tutti gli aspetti relativi all'amministrazione e alla contabilità condominiale per un numero illimitato di condomini. Tramite il pulsante Login si accede al programma dove nella parte centrale è visualizzabile l'agenda dove andranno inseriti tutte le scadenze di pagamento fatture o impegni con i vari condomini. Questa pagina fa parte della sezione Attività come soggetti composti da proprietari, inquilini e fornitori insieme alla ricerca. Di fianco ad Attività troviamo la sezione Condomini. Questo è il vero cuore per la gestione dei condomini stessi. Cliccando su gestione avanzata condomini, ci si apre la sezione per la creazione dei condomini. Premendo sul pulsante appendi, si aprirà una finestra dove andremo a inserire delle informazioni generali, come il nominativo il numero di unità immobiliari, il foglio mappale e la data di apertura e chiusura dell'esercizio. Nella finestra centrale si andrà ad aggiungere all'elenco dei condomini quello appena creato. Tramite la sezione in basso andremo ad aggiungere ulteriori informazioni come il comune e la provincia dove risiede il condominio. Di seguito clicchiamo sul pulsante Unità immobiliari. Il programma avrà già predisposto 6 record in base al numero di unità immobiliari inserite precedentemente andremo quindi a indicare i dati delle singole unità immobiliari come in esempio abitazione interno 1 piano terra i subalterni i dati dei proprietari e degli inquilini se diversi da quest'ultimo con la data d'ingresso nel caso in cui il proprietario o l'inquilino siano già presenti all'interno del nostro archivio perché magari presenti in un altro condominio li possiamo selezionare dall'apposito menu altrimenti si inseriranno dalla relativa scheda fatto questo Inseriamo velocemente gli altri dati del condominio. In automatico il programma ci creerà l'esercizio 2013 in cui andremo ad inserire le varie tabelle millesimali. Andiamo ora ad inserire una nuova tabella cliccando sul pulsante Appendi. Quindi nella finestra che si apre inseriamo Tabella A Proprietà Generali e diamo l'Ok. OK. Andremo quindi ad inserire per ogni voce i relativi millesimi. Questa operazione andrà ripetuta per tutte le tipologie di tabelle, come in questo esempio scale e ascensore. A questo punto andremo ad effettuare il preventivo di spesa. In automatico il programma ci proporrà un piano dei conti con dei conti già preimpostati, ma completamente personalizzabile, con la possibilità quindi di inserire o eliminare delle voci. Andremo quindi ad inserire i vari dati come tabella di proprietà generale per l'assicurazione nel fabbricato, ripartita al 100% del proprietario. Spesa 1000 euro, spese postali 50%, 50 euro di spesa e così via per le varie spese che verranno sostenute durante l'anno. Impostate tutte le spese andremo a stampare il bilancio preventivo tramite l'icona stampa, spostandoci poi su Preventivi, stampa bilancio preventivo, dove potremo scegliere se farlo per conto o per tabelle, se stamparlo in PDF o in Excel. Quindi nella stampa verranno riassunte tutte le spese messe poc'anzi. Passiamo ora al piano di riparto. Cliccando sulla relativa scheda si aprirà una finestra dove potremo scegliere il numero di rate ed altre operazioni, quale l'arrotondamento all'unità di euro. Nella finestra successiva saranno visibili le scadenze delle varie rate che potranno essere personalizzate e l'incidenza di ogni singola rata sull'importo totale. Le date possono essere modificate manualmente o tramite un calendario a comparsa. Impostate le varie rate, clicchiamo su fine. Il programma creerà il piano di riparto con tutti i soggetti, visualizzabile anche nel prospetto rate. Clicchiamo quindi su stampa, rateizzazione, stampa prospetto rate. Nella finestra che si apre, sceglieremo la tipologia, se dettagliata o tabellare, l'ordine di stampa ed il formato, in questo caso PDF. Nella stampa saranno riportate tutte le rate con i relativi totali. Andando sempre su Stampe, Rateizzazione, Stampa Avvisi di Pagamento stampiamo i relativi bollettini di pagamento da inviare ai condomini. Così anche la stampa di ripartizione del preventivo, dove vedremo per ogni singola unità quanto andrà ad incidere, con le varie tabelle millesimali ed il relativo saldo finale. A questo punto possiamo andare ad effettuare i veri movimenti di gestione, quindi incasso delle rate, semplicemente cliccando sulla singola rata, selezionando il conto di movimento e la rata interessata. Ripetendo l'operazione per tutti i soggetti qualora si presenti l'occasione di incassare le rate, possiamo andare a specificare una rata di importo superiore. E il programma ci propone in automatico di scalare l'importo in differenza per le date successive. Passiamo ora alla sezione registro fatture, dove registreremo le varie fatture. Clicchiamo sul pulsante appendi. Nella finestra che si apre inseriremo i vari dati. Inseriamo un nuovo fornitore. Quindi andremo a compilare la relativa scheda. In questo caso riguarderà l'assicurazione. Indichiamo l'importo della fattura, la data di emissioni, il riferimento, la scadenza che è possibile inserire direttamente nell'agenda o nella to-do list in modo che ci venga segnalata durante l'utilizzo. Premendo OK possiamo scegliere se pagare subito la fattura. Ora sceglieremo Spese generali scegliendo poi la data di pagamento, il conto e l'importo pagato. In automatico verrà zerato il saldo della fattura in questione. Inseriamo ora una fattura riguardante la pulizia scale. In questo caso la peculiarità riguarderà una fattura soggetta a ritenuta da conto. Inseriamo l'importo al netto della ritenuta, il conto e l'imponibile della ritenuta da conto. In automatico l'importo sarà calcolato. In questo caso andremo a pagare la fattura in un secondo momento. Per andare a pagare una fattura basta cliccare col tasto destro del mouse sulla voce e scegliere pagamento fattura selezionata. Scegliere il conto e versare l'importo. Dal menu Altre funzioni scegliamo stampa modello F24 nella finestra clicchiamo su ritenute da versare scegliamo il mese di riferimento diamo il comando di stampa e selezioniamo di memorizzare il versamento ed il conto in automatico ci sarà l'azzeramento del saldo e nell'elenco dei movimenti saranno presenti anche questi due versamenti effettuati in automatico dal programma andando a pagare l'F24 Passando alla stampa del consuntivo, andando a selezionare dal menu di stampa, consuntivo, stampa bilancio consuntivo, scegliendo anche qui se crearlo per conto, tabella, per soggetto, quindi vedremo dalla stampa i singoli conti movimentati, con le relative fatture, il versamento delle rate, il totale delle entrate e delle uscite. Possiamo anche fare la stampa della ripartizione del bilancio consuntivo, dove in questo caso verrà evidenziato il saldo finale per ogni soggetto, in base alle rate versate e al totale delle spese.